Ok, abbiamo già visto la volta scorsa qualche esempio. Oggi facciamo esercizi di elettrostatica sulla parte che abbiamo visto, quindi la carica e l'interazione elettrostatica, cioè la forza di Coulomb, nel vuoto e nei mezzi materiali. Io salterei direttamente ai problemi generali di fine capitolo che riassumono un po' tutto. Okay, cominciamo con, ad esempio, l'esercizio 1. A pagina mi sembra 776, il quale adesso io lo copio, poi ve lo vi mostro, vi passiamo alla lavagna. Dice: due oggetti elettrizzati hanno cariche Q1 38 nanocoulomb, nano sono 10 alla meno 9, e l'altro Q2 72 nanocoulomb. Hanno masse. Il primo M1 pari a 56 mg e il secondo M2 pari a 89 mg. Okay? E si trovano uno rispetto all'altro a una distanza R di 23 centimetri, mi pare, 23 nel vuoto. Ok, facciamo un disegno. Capite, qui c'è il primo oggetto, qui c'è il secondo. Questa è la distanza che li separa, questa R. E la prima domanda dice, domanda A, calcola qual è l'accelerazione di entrambi gli oggetti. Questa è una A, A1 e A2. Ok, passiamo, ecco la lavagna. E ciascuno dei due, trascuriamo la forza peso, subisce un'accelerazione perché? Perché essendo due corpi carichi, questi due corpi si interagiscono mediante la forza elettrostatica, quindi il primo verrà spinto a sinistra dalla forza F1 chiamiamola, e F2 è la forza che agisce sul corpo 2. È chiaro che essendo una coppia azione-reazione, le due forze sono identiche come intensità. La forza che agisce sulla carica 1 ha intensità uguale a quella che agisce sulla carica 2. Hanno stessa, anzi, possiamo, per essere più precisi, F1 è esattamente l'opposto di F2. Ok? Chiamiamo F l'intensità delle due forze, F e basta, ed è la forza di Coulomb, quindi F vale K0 perché siamo nel vuoto, costante di Coulomb. Il prodotto delle due cariche, Q grande 1 per Q grande 2, io faccio la A e la Q, ahimè, in modo troppo, molto simile, mi dispiace, diviso R alla seconda. Dovrei migliorare la mia calligrafia, ma non ci sono mai riuscito, abbiate pazienza. Ok, dopodiché, calcolata la forza, ok, applichiamo il secondo principio della dinamica a ciascun corpo per trovare l'accelerazione. La forza che agisce sul corpo 1 sarà la massa del corpo 1 per l'accelerazione della carica 1. Di conseguenza, il corpo 1 subisce un'accelerazione A1 che vale F diviso M1. Mentre, sempre applicando il secondo principio della dinamica, la forza che agisce sul corpo 2 sarà massa del corpo 2 per l'accelerazione del corpo 2. Di conseguenza, A2 accelera con F diviso F2 diviso M2. Qui non metto F1 e qui non metto F2 perché in realtà F1 e F2 sono esattamente la stessa forza. Ok? Tutto chiaro? Domande? No. Allora, quindi questo è lo schema di calcolo. Calcoliamo per prima cosa la forza F, la forza con cui le due particelle interagiscono, che è K0. Il prodotto delle due cariche, mi sembra di averlo appena scritto, ma lo ripeto lo stesso, diviso R alla seconda. E quindi 8,99 per 10 alla 9, questo è un 9, ahimè, si scrive un poco meglio, per metro quadro diviso coulomb alla seconda. Poi abbiamo il nano coulomb, ripeto, nano, questo è 10 alla meno 9, quindi 72 per 10 alla meno 9 coulomb, per l'altra carica era 8,99
38, nano coulomb, 10 alla meno 9 coulomb, diviso la loro distanza che era 23 centimetri, attenzione va trasformato in metri, quindi 0,23 metri tutto alla seconda. Questa è l'applicazione diretta della forza di coulomb per determinare la forza. Occupiamoci per prima cosa dei coefficienti, quindi abbiamo 8,99 per 72 per 38 diviso 0,23 alla seconda, quindi 8,99 per 72 per 38 diviso 0,23 al quadrato e viene. Qui diciamo già, scusate, ecco, viene 4,64996 per 10 alla 5. Questo, ripeto, fa tutta questa parte. Poi abbiamo le potenze di 10. Per 10 alla, quindi ci occupiamo degli esponenti. Allora, 10 alla 9 per 10 alla meno 9 si può semplificare, rimane un 10 alla meno 9. Che questo viene da qua. E abbiamo Newton. Perché abbiamo, potremmo semplificare in viola, coulomb alla seconda si semplificano con queste due coulomb e metri alla seconda con questi metri alla seconda, quindi rimane Newton. E quindi andiamo bene. Quindi, morale della favola, avremo, siamo poco meno di 4,5, quindi 4,65, dai, approssimiamo, per 10 alla, 10 alla 5 per 10 alla 9 fa 10 alla meno 4 Newton. Ok? Questa è la forza con cui le due particelle cariche interagiscono l'una con l'altra. Adesso per trovare l'accelerazione della prima faremo il rapporto tra questa forza F diviso la massa della prima particella, quindi 4,65 per 10 alla meno 4 Newton fratto M1, 56 mg. Attenzione, M1, 56 mg, va espresso in chilogrammi se vogliamo l'accelerazione in metri al secondo quadrato, quindi è 56 per milli, 10 alla meno 3, questo è un per, grammi, 10 alla meno 3 di nuovo chilogrammi, quindi abbiamo 56 per 10 alla meno 6 chilogrammi da mettere qua sotto. E quindi otteniamo, vediamo se mi riesco, se mi sta. Allora, 4,65 diviso 56 viene, poi ho 10 alla 2, 10 alla meno 4 per 10 alla meno 6 fa 10 alla più 2. Abbiamo circa 8,30 metri al secondo quadrato. Qui dai due coefficienti verrebbe 0,08. Qui 10 alla meno 4 diviso 10 alla meno 6 fa 10 alla più 2, quindi viene 8,35 metri al secondo quadrato. La prima accelerazione sulla prima particella. Sulla seconda, A2, tra F fratto M2. Stesso discorso di prima, la forza è la stessa, quindi 4,65 per 10 alla meno 4 newton. La massa della seconda particella, 89 mg, quindi sarà 89 per 10 alla meno 6 kg. E quindi abbiamo 4,65. 89 per 5
5,22 metri al secondo quadrato. E questo conclude le... No, c'è un'altra domanda forse? Fatemi controllare. Ah, dice, l'accelerazione dei due oggetti varia man mano che si muovono o rimane costante. E la velocità? Beh, intanto i due valori sono corretti, 8 e 3 e 5 e 2. È chiaro che se lascia queste due cariche libere di muoversi, la loro separazione, R, cosa fa? Aumenta o diminuisce nel tempo? Aumenta. Aumenta perché sono forze, una forza repulsiva, non sono stesso segno, si allontanano l'uno dall'altra. Se si allontanano, R aumenta. E se aumenta R nella forza, la forza diventa più piccola. Quindi l'accelerazione è più piccola. Per cui l'accelerazione cambia nel tempo, man mano che si allontanano, e la velocità non cresce proporzionalmente al tempo come se fosse un moto uniforme, okay? Ma crescerà in modo diverso, in modo che dipende dall'accelerazione stessa. Quindi l'accelerazione non è uniforme, ma diminuisce, la velocità non è uniforme, ma aumenterà, ma in modo che dipenderà dal tipo di interazione. Per riuscire a rispondere a questa domanda in modo quantitativo, abbiamo bisogno di uno strumento che è il calcolo differenziale che stiamo appena iniziando a studiare. Okay? In generale, comunque, l'accelerazione diminuisce perché si allontanano e la velocità aumenta perché vengono messi in moto dalla repulsione, ma aumenta con una dipendenza dal tempo che dipenderà dal tipo particolare di forza. Ok? Cioè non si tratta di un moto uniformemente accelerato, ovviamente. Detto questo, chiudiamo questo esercizio e passiamo al successivo. Ci sono domande? Vediamo per esempio, ecco, il secondo forse. Facciamo l'esercizio 2. Anche qui lo copio, poi vi mostro la lavagna. Dice, ci sono quattro cariche puntiformi disposte sui vertici di un quadrato. Qui c'è la carica, punto 1, il punto 2, il 3 e il 4. Dove Q1, la carica nel punto 1, vale meno 2,0 per 10 alla meno 9 coulomb, se leggo bene. Nel punto 2 e nel punto 4 c'è la stessa carica che vale più 5,0 per 10 alla meno 9 coulomb e infine nel punto 3 c'è una carica che misura più 3,0 per 10 alla meno 9 coulomb. Il quadrato ha un lato L, tutte queste distanze misurano L. Ed L vale 40 centimetri, cioè 0,4 metri. Chiede per prima cosa di determinare direzione verso intensità della forza elettrica risultante sulla carica Q1 nel vuoto. Quindi la prima domanda è quant'è la forza sulla carica posta nel punto Q1 nel vuoto. Ok. Chiede in realtà intensità direzione verso, quindi chiede intero vettore. Allora, fatemi copiare il disegno senza che lo faccia un'altra volta. La carica su Q1 è la somma vettoriale, scriviamo qui per bene. F1 è la carica dovuta alla carica 2 più quella dovuta alla carica 3 più quella dovuta alla carica 4. Ok? Attenzione, le cariche 2 e 3 sono identiche. Cominciamo con la 4 che è più facile, quasi. Perché? Perché è diretta lungo la diagonale, cioè
Q1, essendo negativa, viene attratta verso la carica 4, 3. Ricordo che in 1 è negativo, le altre sono positive. Ok? E quindi la forza dovuta alla carica 4, quindi forma un angolo, è diretto con la diagonale, quindi questo è 45 gradi e questo anche. F4, a parte i segni, quindi una forza attrattiva, è K0 perché siamo nel vuoto. Il prodotto delle cariche, Q1, Q, no, scusate, non è 3, è la 3 questa. Stiamo parlando prima della carica 3, chiedo scusa. Diviso la loro distanza al quadrato. Quindi la distanza R1, 3, quanto misura? Beh, se ho un quadrato e il lato del quadrato è L, la diagonale D, teorema di Pitagora, vale la radice quadrata di L alla seconda più L alla seconda, quindi radice di 2 L quadro, quindi radice di 2 volte il lato. Qui c'è il quadrato, attenzione. Quindi la distanza della carica 1 e della carica 3 è la diagonale del nostro quadrato, quindi radice di 2 volte il lato L, per cui è radice di 2 per 0,4 metri. Elevata al quadrato, questo radice 2 diventa 2. Ok, quindi la forza F che agisce sulla carica 1 a causa della carica 3 varrà K0, quindi 8,99 per 10 alla 9 newton per metro quadro diviso coulomb alla seconda. Il prodotto delle due cariche, in questo caso prendiamo tutti il segno positivo perché siamo interessati all'intensità della forza. Quindi abbiamo Q1 che è 2 per 10 alla meno 9 e Q3 che è 3, quindi 2 per 10 alla meno 9 coulomb per 3 per 10 alla meno 9 ancora coulomb diviso radice di 2 per 0,4 metri tutto alla seconda. Anche qui sempre ci portiamo un problema dei coefficienti, quindi abbiamo 8,99 per 2 per 3 diviso 2 e diviso punto 4 e viene un coefficiente di 168,56. Per le potenze di 10, qui abbiamo 10 alla 9 e 10 alla meno 9 che fanno 10 alla 0 che fa 1, rimane il 10 alla meno 9. Quindi qui abbiamo un coefficiente più grande di 10, quindi sposto di 2 virgole verso sinistra, quindi ho 1,69, diciamo, per 10 alla meno 7. Newton, scusate, non coulomb. Tutto chiaro? Questa è la forza dovuta alla sola carica 3. Dopodiché dobbiamo fare i conti delle altre due particelle che hanno, prima di fare il disegno, abbiamo il nostro quadrato, qui c'è il punto 1, 2, 3 e 4. Le cariche in 2 e 3 sono entrambe positive, per cui producono forze attrattive, questa è F2. E questa è F4. Queste due forze, dato che sono tra cariche dello stesso segno, perché Q, dello stesso valore, perché Q1, Q2 ha lo stesso valore di Q1, Q4, visto che in Q2 e in Q4 c'è la stessa carica. Quindi la forza F1 ha l'intensità di, scusatemi, F2 ed F4 hanno la stessa intensità, perché le due cariche sono identiche e vale K0 Q1 Q2 o Q4 indifferente diviso il lato alla seconda, che la distanza tra le due cariche è sempre il lato del quadrato. Ok? Quindi la somma di
delle due forze darà un risultato che sarà regola del parallelogramma, esattamente questa. Ok? Quindi ciascuna delle due ha una componente lungo la diagonale che vale, quest'angolo è 45 gradi, quindi F2, anzi facciamo così, dato che, ancora più semplice, dato che le due forze sono due vettori della stessa lunghezza e perpendicolari, la risultante si comporta come la diagonale del quadrato formato dai due vettori. Mi spiego meglio. Qui c'è il punto 1, questa qui è F2, questa è F3, quest'angolo è retto, questo parallelogramma in realtà è un quadrato, la forza risultante 1, anzi 2, 3, è la diagonale del quadrato, quindi l'intensità di F2,3 vale F2 o F3 indifferente per radice di 2, come abbiamo visto prima. La diagonale è il lato per radice di 2. Ok? Di conseguenza, la forza che agisce sulla carica 1 dovuta alle cariche 2 e 3 vale radice di 2 volte per la carica dovuta alla sola carica 2 o alla sola carica, non 2, 3, ma 2, 4, scusate. Sa perché sbaglio sempre i due numeri. Non è 2, ma è 2, 4. Scusate. Ok. Quindi K0 Q1 Q2 diviso L alla seconda. Sostituendo abbiamo 8,99 per 10 alla 9 newton metro quadro su coulomb alla seconda per 2 per 10 alla meno 9 coulomb che è Q1, per l'altra che mi sembrava fosse 5 nano coulomb. Sì, mettiamo 5 per 10 alla meno 9 coulomb diviso 0,4 metri alla seconda. Notate che anche questa, essendo lungo la diagonale del quadrato, è parallela alla forza che abbiamo trovato prima, a quella dovuta alla carica Q3, quindi le due si sommano algebricamente, perché sono due forze parallele ed equiverse. Detto questo, passiamo al calcolo e abbiamo... Allora, radice di 2 per 8,99 per 2 per 5 che fa 10 diviso 0,4 alla seconda e viene 794,61 e al solito come prima i due 10 alla 9 che semplificano rimane un 10 alla meno 9. 10 alla meno 9 newton, che qui sposto di due cifre a sinistra viene 7,95, diciamo, per 10 alla meno 7 newton. Quindi in totale la forza complessiva che agisce sulla carica Q1 sarà quella dovuta alla carica Q3, che era 1,69 10 alla meno 7, 1,69 per 10 alla meno 7 newton più l'effetto combinato della carica 2 e della carica 4 che è 7,95 per 10 alla meno 7 newton. Quindi sommiamo 1,69 più 7,95 e viene circa 9,64 per 10 alla meno 7 newton. Fate attenzione, posso sommare algebricamente queste due forze, due intensità, perché sono le lunghezze di due vettori paralleli ed equiversi, tutti e due lungo la diagonale. Altrimenti avrei dovuto usare la tecnica della scomposizione. Siamo in un caso fortunato. Se le due cariche Q2 e Q4 fossero state diverse,
Allora la somma F2 più F4 vettorialmente non sarebbe stata lungo la diagonale, e avrei dovuto usare la tecnica di scomposizione dei vettori, che non ho visto a suo tempo. Sono domande fin qua? Okay, questa quindi è la forza complessiva, vediamo che cos'altro chiede. Viene 9 e 6, lui fa 9, approssima alla prima decimale, 9 e 6 10 almeno 7 che va bene. E poi dice, determina intensità, direzione e verso della forza elettrica risultante sulla carica Q1, supponendo che le cariche, tutte e quattro, siano immerse in un liquido acetone che ha un epsilon R di 21. Quindi questa è quella nel vuoto. Domanda 2 chiede cosa succede se le immergo in un liquido che ha una costante dielettrica relativa di 21. In quel caso abbiamo che la F sulla carica 1 vale quella nel vuoto, F1 0, chiamiamolo, diviso epsilon R. Quindi prendiamo l'intensità trovata prima, 9,64 per 10 alla meno 7 newton, e la dividiamo per 21 e otteniamo 9,64 diviso 21 fa 0,459 meno 7, che espresso in notazione scientifica viene 4,59 per 10 alla meno 8 newton. Ok? Poi altro che dividere per epsilon R. Vediamo l'ultima domanda, tutto bene? Ok. Chiede, al centro del quadrato piazziamo una carica, fatemela copiare, questa è la terza domanda. Piazziamo una carica QPQ che vale meno 3,0 per 10 alla meno 9 coulomb. E qual è la forza che agisce su questa carica Q? Allora, torniamo dove eravamo prima. Rifatemi disegnare il quadrato di nuovo. Ecco qui, qui abbiamo. Qua c'è Q1, qui ci sono Q2, Q3 e Q4. E poi al centro, proprio nel corso della diagonale, mettiamo la carica Q piccolo, che ha questo valore. Allora, la carica Q piccola è negativa. Ok? Esaminiamo cosa succede rispetto alle cariche Q2 e Q4. Q2 e Q4 sono della stessa intensità, quindi Q2 attira Q verso il vertice in alto a destra con una forza F2. Q4 la tira verso il vertice in basso a sinistra con la stessa forza. Queste due forze si cancellano perché sono esattamente uguali e contrarie, perché la distanza è la stessa, l'intensità delle cariche è la stessa nei due casi e quindi si cancellano una con l'altra. La carica Q1 invece, che è dello stesso segno di Q, vi ricordo che Q1 è negativa, questa è positiva, 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 questa è negativa. Q1 respinge Q con una forza, chiamiamola F1, e Q3, che è positiva, attira la stessa carica, fatemi disegnare da questa parte, ecco, con una forza che è parallela, questa è F3. Le due forze dovute alla carica Q1, che è una forza repulsiva, quindi tende ad allontanarla da Q1, mentre Q3 è positiva, quindi tende ad avvicinare Q a Q3, hanno lo stesso verso e sono parallele, quindi la risultante può essere ottenuta sommando le lunghezze dei due vettori. Ok? Ora, attenzione, essendo Q in mezzo al centro del quadrato, la distanza tra Q e Q1, Q e Q2 e Q3, scusate, è la metà della diagonale.
quindi la distanza tra Q e Q1 vale la metà della diagonale, cioè radice di 2 mezzi volte il lato, che è sempre 0,4 metri. Quindi cominciamo sempre col calcolare F1, la forza con cui la carica U1 respinge la carica Q sarà K0, il prodotto delle due cariche Q1 diviso di mezzi alla seconda. Con di mezzi vale radice di 2L diviso 2. Ok? Di conseguenza abbiamo che 8,99 per 10 alla 9 Newton per metro quadro su coulomb alla seconda per 1 era 2 per 10 alla 9 alla meno 9 coulomb per Q che era 3, i due segni meno li ho già tolti, diviso, qui abbiamo radice di 2 fratto 2 per 0,4 metri tutto alla seconda. E questo ci dà allora 8,99 per 2 per 3 diviso 4 alla seconda e ancora 2 per 2 deve essere 674,25 per al solito 10 alla meno 9 Newton, quindi 6,74 per 10 alla meno 7 newton. Fatemi rifare il calcolo per sicurezza. 1 punto diviso radice di 2 seconda sì, è corretto. Dopodiché ci rimanda a calcolare F3, la forza di attrazione della carica 3, che vale sempre K0 Q3 diviso lo stesso di prima, radice di 2 mezzi e 0,4 metri alla seconda. Prego. Quindi abbiamo 8,99. 10 alla 9 newton metri quadri coulomb alla seconda, Q era, mi pare, cos'era, 3? Sì, 3 per 10 alla 9, meno 9 coulomb per Q3 mi pare che fosse 5, non lo ricordo più, Q3 era 3 per 10 alla 9. E quindi ancora radice di 2 mezzi 0,4 metri alla seconda, sono 0. Otteniamo 8,99 per 3 per 3 diviso 4 al quadrato per 2. Bene. 1011,3 per 10 alla meno 9 newton, se ho calcolato bene. Fatemi rifare. Lo esprimiamo per 10 alla 8, 7, 6, 6. Quindi la forza risultante sulla carica Q piccolo vale 6,74 per 10 alla meno 7 newton più
Qui conviene usare la stessa potenza di 10, quindi scriviamolo come 10,1 per 10 alla meno 7 newton, quindi sommiamo i coefficienti. 10,1 più 6,74 e viene 16,84 per 10 alla meno 7, che possiamo scrivere come 1,68 per 10 alla meno 6. Controlliamo, si fa da 1,7, va bene lo stesso. Ok, allora, detto questo, quanto tempo ci resta, ragazzi? No, peccato, io volevo proporvi anche un altro. Beh, fate così a casa, provate il numero 3 e il numero 4. Ok? Poi ne discutiamo eventualmente la volta prossima. Stessa pagina, 600, 776, 777.